in quell'anno 2009-2014, che per il 2013 e 2014 verrà sostituiti tutti i mezzi ferroviari che attualmente circolano nella regione con mezzi più nuovi. Per mezzi più nuovi si intenderanno, scusate, poi un'altra, un invito, d'ora in poi, da quando sarà elettrificata, non chiamiamo più i mezzi littorine, perché le littorine intanto erano mezzi preistorici che non siamo neanche riusciti a trovare per fare queste celebrazioni. Quelli che sostituiremo intanto sono gli attuali mezzi diesel con altri mezzi diesel che sono di nuova tecnologia. E di ieri mi sembra l'avvio della gara d'appalto presso Trenitalia, ma a quel punto quei treni serviranno molto più la Civitanova Albacina, la Fabriano Pergola, che non nella linea per Ascoli. Su Ascoli verranno sia i minuetti elettrici che attualmente circolano i siti 4 anni fa, e sia 7 mezzi nuovi e tutte le vetture, ne sostituiremo le attuali 160 vetture, stanno arrivando le prime, con materiale nuovo. Quindi è proprio un'occasione felice quella di vedere la linea elettrificata e materiale non solo elettrico, ma materiale nuovo elettrico. I risparmi saranno notevoli, perché nel titolo già lo sapete i risparmi, perché noi facciamo circolare le 668, come le chiamiamo noi in sigla, diesel, che sono macchine che avendo 2 motori ciascuna di cilindrate immense, credo che a occhio non superino 1 litro per 1 chilometro. No. E qui la estima non esca da questa porta, anche delle componenti di inquinamento ambientale notevole, che non sono mezzi Euro 4, linee climatiche, hanno necessità di distanza, ne siamo noi di queste macchine. La velocizzazione sarà la prima caratteristica, intanto perché non ci sarà la sosta ad Ascoli, a San Benedetto, per dare la rottura di carico, quindi permettere ai viaggiatori tranquillamente di salire sull'altro treno. E poi, secondo me, quello che sarà assolutamente necessario, l'individuazione esatta delle fermate sulla linea, perché la linea che va da San Benedetto ad Ascoli ha le fermate, a parte le ultimissime fatte, costruite secondo le esigenze di 125 anni fa, per cui nel corso di questi ultimi 125 anni le collettività si sono spostate, l'agglomerato urbano sta a 3 km prima della stazione, dove adesso noi fermiamo, è scomodo per tutti perché di attorno non c'è rimasto più niente. Questo credo che sia l'impegno che fin da adesso converrebbe prendersi, proprio per evitare alla fine quelle sterili polemiche che vogliono noi devono fermare tutte le parti, ma se qui non ci sale nessuno, non ci scende nessuno, che non facciamo fermare a fare? Il treno è un mezzo molto rigido, un mezzo molto costoso, è un mezzo che che trova una sua convenienza solo quando il numero dei trasportati, certo non sul singolo treno, ma nell'arco di un esercizio mensile, settimanale, ha una sua validità, altrimenti diventa un ulteriore onere per la collettività. Tutti i viaggiatori, tutti i clienti che vogliono servirsi dei mezzi pubblici tra San Benedetto e Ascoli, comprese i due servizi cittadini, sia ad Ascoli che a San Benedetto, possono usare l'abbonamento unico picchio e salire e scendere indipendentemente su qualsiasi mezzo al loro piacimento, col prezzo di poco più di un abbonamento di una delle due società. Costo indicativo dell'elettrificazione? Allora, l'opera. Il costo complessivo è 11.200.000 euro, di cui 9.500.000 è un finanziamento FAS della regione e 1.500.000 è un finanziamento nostro, è una piccola parte, circa 300.000 euro, della provincia.